Buongiorno, sono l'insegnante della scuola primaria e sono stata invitata a rispondere a alcune domande. Essendo questa un'intervista a distanza, ho deciso di leggere ogni domanda, che ho sul cellulare, quindi devo andare a prenderla. Ok, vi leggo la domanda e poi vi do la risposta. Allora, la prima domanda che mi è stata fatta è questo. State facendo, beh, l'argomento è l'insegnamento a distanza e in base a questo argomento ho ricevuto 6 domande. La prima domanda è questa. State facendo esperienza di didattica online? Naturalmente è rivolto agli insegnanti. Come organizzate il vostro tempo di lavoro? Allora, questa è una bella domanda. Perché praticamente il tempo che noi dedichiamo a questo nuovo tipo di lavoro è veramente tanto. È tanto perché abbiamo dovuto un po' resettarci e trovare nuove modalità. Nuove modalità per arrivare a tutti. Per creare delle video lezioni che andassero bene per tutti, perché non si può fare un intervento né individuale né individualizzato, essendo così appunto a distanza. Deve esserci l'essenziale, perché la video lezione, non deve essere troppo lunga, non deve contenere non deve contenere troppe cose da stampare, perché non tutti hanno la stampante. Deve essere inclusiva, perché appunto ogni bambino deve poter svolgere l'attività che noi proponiamo, e quindi tutto questo non è semplice. In più abbiamo dovuto un po' imparare tante cose che prima, soprattutto dal punto di vista tecnologico, che magari prima sapevamo ma non avevamo mai usato, non ci serviva. Adesso invece ci serve tantissimo, e quindi devo dire che abbiamo quindi imparato molto. Abbiamo imparato sia dal punto di vista appunto tecnologico, ma anche a fare delle scelte essenziali. E in più devo dire che il lavoro di team è diventato ancora più importante, perché ci diamo proprio una grande mano. La seconda domanda è: quali strumenti e quali metodi state usando? Allora, avevo già accennato prima che noi stiamo usando tantissimo la video lezione registrata. Almeno tanti, soprattutto le classi più basse, prime, seconde e terze, perché i bambini hanno questo bisogno. In più, per quanto mi riguarda come per le mie classi, abbiamo avuto proprio questa richiesta, soprattutto dalle famiglie di alunni stranieri. Perché mandare così solo lavoro da fare, scritto, fotografie o anche vocali, per loro era proprio difficile da capire. Invece vedere l'insegnante e anche leggere il labiale praticamente è molto importante anche per questi genitori. Quindi noi comunichiamo attraverso queste video lezioni, e alcuni insegnanti mandano un lavoro settimanale, alcuni insegnanti per dire team, alcuni team invece mandano un lavoro settimanale, ma con una tabella dove viene scaglionato, vengono scaglionate le varie attività per giorno. E ci sono invece alcuni insegnanti proprio che inviano quotidianamente il lavoro. E all'inizio, prima di fare questa attività, abbiamo inviato una tabella, tipo un orario, tipo quello che avevamo prima a scuola, e poi quindi in base all'orario che è stato stabilito, noi inviamo il lavoro. Questo
Questo noi facciamo. Naturalmente queste scelte dipendono dall'utenza. Ogni team ha un po' conosceva i suoi bambini, le sue famiglie. E poi abbiamo anche un pochino chiesto ai genitori. Chiaramente per noi i genitori rappresentanti sono il nostro ponte con le famiglie e sono importantissimi. La terza domanda è come stanno reagendo gli studenti? E la quarta, un po' la metterei insieme, il vostro lavoro è apprezzato, ne avete riscontro. Allora, praticamente, appunto, il nostro ponte sono i genitori rappresentanti. Questo tipo di lavoro, questa didattica a distanza, queste video lezioni, ma non in diretta, praticamente che noi inviamo, sono molto importanti, noi chiediamo ai genitori anche un riscontro, eccetera. Perché questo? Noi abbiamo questo problema, cioè quando ogni insegnante, quando a casa prepara le sue lezioni, normalmente poi va a scuola, svolge l'attività e ha subito un riscontro. Cioè, a pelle anche, in base alla reazione dei bambini, vede se è il caso di ridurre, se è il caso di cambiare, se è il caso se invece andava tutto bene, poi ha un report immediato su come continuare la volta dopo, sì, la volta dopo si ricomincia da quello che è stato fatto la volta prima, dall'esperienza, da quello che è stato detto. Tutto questo manca tantissimo, cioè si invia il lavoro, però non c'è, diciamo, questo contatto proprio che è importantissimo. Quindi i genitori sono il nostro sentore, cioè la nostra pelle, quello che noi sentiamo, quello che noi sentivamo a scuola, sono loro che ce lo riportano. E questo è molto importante perché in base a questo ritorno noi possiamo così continuare. Fino ad ora devo dire che è andato tutto bene. Allora, la quinta domanda è questa: quali le vostre competenze o le esperienze didattiche su cui avete potuto basarvi per attivare le lezioni online? Allora, noi abbiamo avuto le competenze didattiche, eccetera, ne parlerò dopo. Allora, dal punto di vista invece digitale, nel nostro istituto è stato fondamentale l'aiuto dell'animatore digitale, che grazie appunto alle sue ricerche, ai suoi tutorial, alle sue telefonate, ai suoi messaggi, eccetera, ci ha inviato una serie di stimoli e a provare e a fare, e ho poi in base a quello che ci ha insegnato lei, che ci ha cercato lei, che ci ha invitato a provare, noi abbiamo ogni insegnante un po' ha trovato la sua metodologia o il programma che era più adeguato a lei o alla materia anche che doveva fare. E questo per noi è stato proprio, cioè, importantissimo, l'animatore digitale. È chiaro che poi tutto quello che uno crea è in base alle sue esperienze pregresse e quindi abbiamo dovuto quindi fare tesoro di quello che sapevamo fare prima. Ma abbiamo dovuto però poi riconvertirlo metodologicamente in un altro modo. Però la nostra esperienza naturalmente vale sempre. Riprendendo il discorso della nostra esperienza, praticamente vabbè, è molto importante, ma cioè, noi facciamo questa nuova didattica, diciamo a distanza, ma abbiamo ben presente i nostri bambini, li conosciamo, sappiamo di cosa hanno bisogno, li conosciamo uno per uno, sappiamo cosa hanno bisogno tutti, sappiamo le loro reazioni. Quando creiamo le video lezioni, con la nostra mente le abbiamo davanti, quindi dobbiamo sapere cosa fare
impacchettarlo, praticamente impacchettarlo e sapere anche a chi lo mandiamo, sapere anche le loro reazioni, perché non è che parliamo degli sconosciuti, parliamo dei bambini che conosciamo benissimo, quindi diciamo che la reazione positiva ci dà atto che li conosciamo bene. L'ultima domanda è come state vivendo questa esperienza? Allora, questa esperienza come stiamo vivendo giorno per giorno? Perché, come tutti ben sapete, all'inizio sembrava solo un prolungamento di una settimana delle vacanze di Carnevale, poi si è prolungato, poi si è prolungato ancora e adesso non sappiamo. Quindi, questa esperienza la stiamo vivendo un po' giorno per giorno come tutti gli italiani praticamente. Chiaramente, preferivamo non ci fosse questa cosa, sia per tutto quello che sta succedendo, sia perché appunto siamo un po' preoccupate per la nostra attività didattica, però vabbè, cerchiamo anche di vedere la parte positiva. Qual è la parte positiva? Uno, che abbiamo imparato un sacco di cose dal punto di vista appunto informatico, quello senz'altro. E abbiamo stretto tantissimo appunto i rapporti dalla scuola a scuola famiglia. Noi abbiamo bisogno dei genitori, i genitori hanno bisogno di noi e stiamo proprio lavorando insieme. Questo è una cosa molto bella. Abbiamo un rimando forte di questo legame stretto con i genitori. E abbiamo capito che per noi, il lavoro è importante, ma anche per i bambini noi siamo molto importanti. Abbiamo avuto questo rimando che, si sa, tutto si sa, però adesso lo tocchiamo proprio con mano. Noi dobbiamo, cioè vogliamo che i nostri bambini riempiano il loro tempo, ma non si annoiano a sentirci a fare le cose. Vogliamo che i genitori non si sostituiscano a noi, quindi dobbiamo fare delle cose che i vostri bambini possono fare in autonomia. Quindi vabbè, un po' in base all'età, però cioè pensiamo tantissimo a tutte queste cose. E poi abbiamo appunto, vi stavo dicendo che abbiamo avuto questo rimando dei bambini che aspettano la nostra voce. Quindi questo contatto umano è cercato dagli alunni e questo ci fa tanto piacere. Abbiamo avuto anche, non so, nella mia esperienza, ho avuto una mamma appunto che mi ha detto via WhatsApp naturalmente che quando il suo bambino sente la voce delle maestre quasi si eccita dalla contentezza. Questo mi ha fatto molto piacere perché è un bambino molto bravo, viene a scuola volentieri, eccetera, ma sta anche volentieri a casa. Quindi questa cosa vuol dire che abbiamo costruito qualcosa e è anche emozionante. Speriamo che tutto finisca.